Buon pomeriggio dalla redazione di Live e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale che in primo piano quest'oggi non può che avere la neve, le condizioni del meteo, perché questa mattina, appunto come annunciato ampiamente nei giorni scorsi, i fiocchi di neve sono arrivati anche in pianura, tanto in provincia, in particolare nella bassa bresciana, ma anche sulla città. Allora vediamo anche qualche immagine. Così come ampiamente annunciato nei giorni scorsi, la neve è arrivata anche in pianura e sulla città. Questa mattina i candidi fiocchi hanno ammantato Brescia, così come nei giorni scorsi si erano palesati nei monti della provincia e sulla Maddalena. Uno spettacolo che non lascia mai indifferenti e che divide fra chi da un lato gioisce e chi dall'altro invece non accoglie con favore i possibili disagi, in particolare quelli sulle strade. La pioggia si fa pesante e tende a trasformarsi in neve anche sulle pianure al confine fra Brescia e Verona, anche se per il momento non si segnalano accumuli, spolverata quindi sul Basso Garda. Con il passare delle ore la perturbazione dovrebbe spostarsi verso sud. Questo significherà che per i giorni della grande festa per l'inaugurazione di Bergamo-Brescia, capitale della cultura, non dovrebbero esserci precipitazioni. Certo, non mancherà però il freddo, con temperature rigide, cui forse non eravamo più abituati dopo settimane con la colonnina ben al di sopra della media stagionale. E allora mandateci anche in questa giornata le vostre foto, i vostri video su quanto sta succedendo, quanto è successo questa mattina, se appunto la neve ha, come si suol dire, attaccato nelle vostre località. È molto semplice, commentate i nostri post sui social oppure anche con un semplice messaggio WhatsApp potete inviarci qualsiasi file 393-181-0181. Proseguiamo ora cambiando argomento, in realtà però continuiamo a parlare di temperature, in particolare del teleriscaldamento di Brescia, perché Legambiente torna nuovamente all'attacco di A2A e parla di un continuo aumento delle tariffe per il teleriscaldamento, aumento che dal gennaio 2021 a quest'oggi sarebbe stato addirittura del 108%. Legambiente torna a scagliarsi contro A2A e in particolare sull'aumento della tariffa per il teleriscaldamento. Secondo quanto comunicato dall'associazione ambientalista, negli ultimi 2 anni il costo è più che raddoppiato, con un aumento da gennaio 2021 del 108,18%. Un trend di crescita che non si sarebbe ancora arrestato, visto che dal 1° dicembre si è registrato un aumento dell'11,76%. Una battaglia che Legambiente segue da molti mesi, a partire da una petizione di marzo, in cui si chiedeva di ridefinire le modalità di calcolo, in considerazione del fatto che, su base annua, il 70% del calore viene fornito dal termoutilizzatore senza il consumo di gas. A metà dicembre il Consiglio Comunale di Brescia aveva approvato una delibera per impegnare A2A, ma nessun passo in avanti in questa direzione è stato effettuato, scrivono da Legambiente. Ricordiamo che pensioni e stipendi non sono raddoppiati negli ultimi 2 anni e molte famiglie bresciane hanno l'acqua alla gola per il caro bollette, concludono. Confidiamo nel fatto che il comune, che detiene il 25% delle azioni di A2A, faccia la sua parte. È il momento ora di parlare di politica. Ricorderete nei giorni scorsi l'intervista che appunto è andata in onda nei nostri telegiornali a Numa Sbaraini, il quale da mente e fautore della lista del Bono 2.0 nel 2018 sostanzialmente annunciava un cambio di schieramento e annunciava il suo sostegno per le prossime elezioni amministrative per il comune di Brescia al candidato del centrodestra Fabio Rolfi. Ebbene, nei giorni successivi, in queste ultime ore, hanno preso posizione alcuni membri di questa questa lista civica del 2018, in particolare Gianni Bertolotti, in buona sostanza vengono prese le distanze da questo cambio di casacca di Numa Sbaraini e viene ribadito come alcuni membri di questa lista civica continueranno a proseguire il loro impegno nell'alveo del centro-sinistra. Il mondo bresciano dei civici è ogni giorno più in fermento e la notizia del cambio di casacca di Numa Sbaraini, mente della lista del Bono 2.0 nel 2018, non è stata presa bene. Gianni Bertolotti, uno dei superstiti del progetto civico nato nel 2018, ai Live ammette che la civica, dopo le elezioni di quell'anno, è rimasta dormiente. Molti, dice Bertolotti, hanno lasciato, altri sono rimasti legati alla lista pur senza attività sociale o politica, ma, ci tiene a precisare, la notizia che il signor Sbaraini farà parte della coalizione di centrodestra alle prossime amministrative riguarda una scelta individuale e strettamente personale, ben lontana dal coinvolgimento dei rappresentanti della lista che ha contribuito all'elezione dell'attuale amministrazione.
una decisione personale, prosegue Bertolotti, della quale si è venuti a conoscenza e che democraticamente si rispetta, ma della quale si prendono le doverose distanze non essendo mai stati interpellati o minimamente coinvolti nella creazione di un nuovo soggetto elettorale diametralmente opposto al nostro credo. Bertolotti poi ci tiene a precisare che la lista di cui parla Sbaraini è un soggetto politico in fieri, che nascerà su presupposti e obiettivi politici totalmente opposti a quelli che hanno caratterizzato la lista del Bono 2.0. Pertanto, il nuovo soggetto si avvarrà dei candidati che condividono finalità e proposte della coalizione di centrodestra. Per etica, correttezza e coerenza politica, sottolinea Bertolotti, comunichiamo a coloro che ci hanno dato fiducia con il loro voto nel 2018 che i candidati della lista del Bono 2.0 non faranno assolutamente parte della nuova civica di Numa Sbaraini. Ora un'ampia pagina del telegiornale dedicata alla capitale della cultura, Bergamo-Brescia 2023, non potrebbe essere altrimenti. A poche ore ormai dall'inaugurazione, lo sappiamo, una tre giorni ricchissima di appuntamenti ed eventi da venerdì a domenica, però per Brescia-Bergamo 2023 ci sono anche parecchie polemiche e quindi possiamo anche dire che rimaniamo un po' nel tema e nel campo della politica. Innanzitutto sentiamo le parole del candidato di centrodestra alla Loggia, l'abbiamo citato poco fa Fabio Rolfi, in merito a quello che è stato innanzitutto l'apporto della regione per far sì, insomma, che questo anno si potesse svolgere. Ci sono anche altri spunti, come ad esempio un'accusa, un attacco rispetto alla decisione di rendere i musei gratuiti per quest'anno ai soli residenti di Brescia. Secondo Rolfi, questa iniziativa, questa gratuità dovrebbe essere estesa non solo agli abitanti di tutta la provincia, ma anche a quei turisti che pernottano per almeno due notti sul nostro territorio. Noi dobbiamo sfruttare questa grande occasione, questo grande evento per un investimento in conoscibilità della città, delle sue opere, dei suoi musei, della sua storia. E non ha senso farlo per i bresciani, quelli che Brescia la vivono, la conoscono già, hanno già conosciuto i musei, quindi non soltanto per loro. La nostra proposta è di estendere la gratuità per il 2023, quindi un anno, diciamo, sostenibile soltanto, per tutti coloro che abitano in provincia di Brescia, tutti i bresciani, e anche e soprattutto per i turisti che per almeno due notti frequentano, soggiornano nei alberghi della provincia di Brescia. Perché? Perché siamo a 20 minuti dal Lago di Garda, 10 milioni di presenze turistiche, stranieri, gente che vuol conoscere il territorio, e quel grande bacino oggi non è sfruttato per la città. Quindi è questa la politica che va fatta per far crescere la città, per pensare in grande come devono pensare appunto i bresciani per il proprio futuro. Avete sollevato anche il problema che non tutte le opere siano state completate, oppure c'è ancora qualcosa di incompleto a questo appuntamento? Ma intanto la Regione Lombardia crede e ha creduto con le risorse, quindi con fatti inconfutabili, al netto delle tante polemiche sterili che sentiamo in questi giorni di campagna elettorale del sindaco candidato alle regionali. E sono i numeri a dirlo: 6 milioni per la ciclovia Brescia-Bergamo, 4 milioni per l'ascensore in castello di cui si è perso traccia, 500 mila euro per finanziare gli eventi, stanziamenti per il recupero della Vittoria Latta, per il corridoio UNESCO e tante altre opere. Questa è l'azione concreta di una regione che ha creduto e crede in questa grande scommessa, verso la quale purtroppo la città arriva in ritardo. Il Musil è un cantiere fermo, Teatro Borsoni è un cantiere, il Museo di Scienze Naturali è un rendering, la Cava Ritz è chiusa, il Crociera di San Luca ce lo siamo dimenticati per strada, lo stesso castello è un concentrato di iniziative e eventi senza però una visione unitaria. Insomma, tante opere incompiute che smontano un po' una narrazione dove tutto va bene, ma in realtà c'è ancora molto da fare. E sulla gratuità dei musei, ma non soltanto, non si è fatta attendere la replica del primo cittadino, Emilio Del Bono. Fosse per Rolfi, non avremmo la Pinacoteca e nemmeno il Museo del Risorgimento, come del resto la capitale della cultura. Noi l'abbiamo lanciata, loro ci sfottevano, così come abbiamo lanciato la gratuità dei musei. Ai live, il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, replica le dichiarazioni di Fabio Rolfi, con le quali ha chiesto alla giunta di Brescia di osare di più ed estendere la gratuità dei musei a tutti i bresciani, anche ai residenti in provincia e ai turisti che pernottano almeno per due notti nelle nostre strutture ricettive. Ora faremo valutazioni di impatto economico, ha proseguito Del Bono, e poi decideremo. Io sono favorevole.
Degli investimenti regionali per Bergamo-Brescia 2023 ha parlato ieri nella nostra città anche l'assessore regionale ad autonomia e cultura Stefano Bruno Galli, che ha anche annunciato una novità, un'opportunità in più per godere delle bellezze culturali dei nostri territori con una sorta di tessera annuale che in realtà ormai è già una caratteristica ben nota per gli amanti della cultura della Lombardia e non soltanto, però quest'anno un'edizione speciale proprio dedicata alla capitale della cultura. Si parte con Bergamo Brescia Capitale della Cultura, regione c'è e con anche un discreto contributo economico. Sì, investimenti sia in conto capitale sia in spesa corrente, investimenti in conto capitale fatti anche gli anni scorsi e investimenti in spesa corrente che invece avranno la loro realizzazione nel corso di questo 2023, essenzialmente in carico ai due comuni che sono stati comunque supportati anche dalla Regione Lombardia. E poi noi come iniziativa nostra di Regione Lombardia abbiamo cercato di fare una tessera speciale di abbonamento musei, che è questa tessera che consente l'ingresso gratuito in una serie di musei che sono convenzionati con abbonamento musei. Qui l'abbiamo allargata anche alle mostre, agli sconti nei bookshop dei musei, ai teatri, ai cinema, cioè è una tessera che consentirà al cittadino di andare ovunque come dire, vivere sino in fondo l'esperienza della capitale italiana della cultura, sia a Bergamo, sia a Brescia e anche nei territori circostanti, nella provincia di Bergamo e nella provincia di Brescia. E possiamo dire che il passaggio ufficiale di consegno, come è stato ribattezzato passaggio di testimone fra Capitale della Cultura 2022, ovvero l'isola di Procida e Bergamo-Brescia, è avvenuto ufficialmente nella giornata di ieri, cerimonia avvenuta a Napoli, alla presenza delle più alte istituzioni. Allora sentiamo un brevissimo estratto dell'intervento del sindaco del Bono. Noi abbiamo immaginato che due città operose, laboriose, dove molto più famose per la loro manifattura, per la loro produzione, per la loro ricchezza economica, dovessero invece essere conosciute per quei tesori nascosti, come li abbiamo chiamati noi nel dossier, quei tesori nascosti di città che hanno più di 3.000 anni di storia, anche le nostre sono città che hanno più di 3.000 anni di storia. Fili d'Averio l'ha definita la nostra città, ma è la stessa cosa con Bergamo, delle enciclopedie urbane, dove la stratificazione monumentale è molto evidente, potente e ci permette di camminare nei secoli, nella trasformazione dei secoli. Ed è anche l'occasione in cui abbiamo voluto raccontare la cultura come cura. Noi che siamo stati territori profondamente colpiti, non dobbiamo dimenticarci che sono oltre 45.000 le persone che sono morte in Lombardia a causa del Covid. Pensate che numero spaventoso, enorme, lasciano un impoverimento nelle nostre geografie umane. Ebbene, la cultura come cura noi l'abbiamo sperimentata, che non è solo la cultura, è stata una cura per tanti, è stata perché leggere, perché ascoltare della musica nelle proprie case, chiusi, disorientati, ha rappresentato anche un elemento di rassicurazione. Ma anche la cura è figlia di una cultura. Presente alla cerimonia di Napoli anche un altro napoletano, si tratta del ministro della cultura del governo Meloni Gennaro San Giuliano, che ha definito la scelta di Bergamo e Brescia come un segnale di rinascita. Bergamo e Brescia, io farò un discorso ufficiale all'apertura. Io sarò a Bergamo, il Presidente della Repubblica è a Brescia. E beh, qui c'è una scelta legata a un fatto storico rilevantissimo, perché la scelta fu fatta dal precedente governo con decreto legge e fu una scelta, diciamo, mirata sul tema della pandemia e del Covid-19. Parliamo delle due province che sono state maggiormente colpite anche nella nostra memoria, nelle immagini che ciascuno di noi hanno nella mente, colpite dalla prima ondata della pandemia. E quindi il diventare capitale della cultura, tutte e due insieme, città che sono importanti da un punto di vista imprenditoriale della Lombardia, ma che hanno anche tantissime cose, un po' studiato da un punto di vista artistico, culturale, dei beni culturali, significa sottolineare la rinascita.
il rinascere attraverso la cultura. La cultura da sempre è stato uno strumento per poter rinascere. Dal Ministro della Cultura al Ministro della Salute Orazio Schillaci, perché esattamente a 20 anni di distanza dalla legge Sirchia, la legge antifumo del 2003, il Ministro della Salute ha annunciato che ci sarà una nuova stretta antifumo in merito alle norme, anche alla luce di quello che è successo ed è cambiato in questi ultimi 20 anni, intanto dai dati e negli obiettivi anche europei, quanto ad esempio nelle nuove tecnologie disponibili sul mercato. Stiamo parlando delle sigarette elettroniche o dei prodotti con tabacco senza combustione. Fra le varie possibilità per questo giro di vite c'è anche quella di vietare, lo sentiremo, il fumo all'aperto in presenza di minori e donne in gravidanza. Affrontare la prevenzione e il contrasto del tabagismo, tuttora principale causa di morbosità e mortalità prevenibile in Italia, per conseguire l'obiettivo sfidante del piano europeo contro il cancro 2021. Europe's Beating Cancer Plan, di creare una generazione libera dal tabacco, nella quale meno del 5% della popolazione consumi tabacco entro il 2040. A tal fine dovranno essere adottate misure atte a garantire a tutti i cittadini la massima tutela della salute, fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, tenendo conto della costante e crescente diffusione nel mercato di nuovi prodotti, sigarette elettroniche, prodotti del tabacco senza combustione e delle sempre più numerose evidenze sui loro possibili effetti dannosi per la salute. Intendo inoltre proporre l'aggiornamento e l'ampliamento dell'articolo 51 della legge 3/2003 per estendere il divieto di fumo in altri luoghi, all'aperto, in presenza di minori e donne in gravidanza. Eliminare la possibilità di attrezzare sale fumatori nei locali chiusi. Estendere il divieto anche alle emissioni dei nuovi prodotti non da fumo, sigarette elettroniche e prodotti del tabacco riscaldato. Estendere il divieto di pubblicità ai nuovi prodotti contenenti nicotina e ai device dei prodotti del tabacco riscaldato. È il momento ora dello sport, in primo piano la Germania che ieri ha giocato in un nuovo turno di Eurocup, una trasferta a Riga in Lettonia contro però una squadra ucraina, si tratta del Prometei, è arrivata una sconfitta 79-72, però la Germania ha anche qualcosa da recriminare dal punto di vista arbitrale, sentiamo. 79-72 risultato finale della sfida di Eurocup fra il Prometei e la Pallacanestro Brescia, che non riesce a confermarsi e cade nella trasferta di Riga contro il team ucraino. Si rallenta quindi la corsa continentale della Germania, che alla luce degli ultimi successi era lanciata verso le zone più nobili della classifica. In realtà Brescia parte bene e sembra potersi guadagnare i 2 punti per i primi 3 periodi. Il 25-19 per i padroni di casa nell'ultimo tempino però ribalta tutto e assegna la vittoria al Prometei in una sorta di rivalsa dopo la pesante debacle subita al Pallaleonessa all'andata. A pesare sono i tanti, troppi 17 rimbalzi conquistati in attacco dai biancorossi e qualche ingenuità di troppo in difesa. Problemi fisici inoltre per Kuonu e Cobbins, mentre Della Valle rimane una garanzia con 20 punti messi a referto. La società bresciana denuncia inoltre un po' di confusione da parte degli arbitri e del tavolo, che nel corso del match sono incorsi in una serie di errori poco giustificabili, scrive la Germani, compresa un'intollerabile interruzione del match per diversi minuti a metà del terzo quarto. L'obiettivo ora ritorna sul campionato. Domenica alle 18:30 c'è la prima di ritorno contro Treviso fra le mura amiche. L'Europa tornerà protagonista il mercoledì successivo con una sorta di spareggio fra Brescia e Ulm. Il calciomercato ora con il primo acquisto ufficiale del Brescia in questa sessione invernale. Si tratta del centrocampista svedese classe 1998 Björkengren. Il calciomercato del Brescia batte il primo colpo, è infatti ufficiale l'ingaggio di Björkengren, centrocampista svedese classe 1998. Il giocatore arriva alle rondinelle in prestito con diritto di riscatto dal Lecce, dove ha disputato le ultime 2 stagioni con il quale si è guadagnato la promozione in massima serie. In questa cavalcata dei salentini sono state 25 le presenze messe a referto dal calciatore, che già nelle prossime ore sarà a Torbole per iniziare ad allenarsi con la squadra di nuovo guidata da Pep Clotet.
Nonostante il contributo alla causa leccese, Björkengren era stato escluso dalla prima squadra di Serie A e quindi avrà certo voglia di tornare a farsi valere sul campo indossando la maglia numero 23, da valutare però le sue condizioni fisiche. La società giallorossa ha comunque mantenuto il diritto di riacquisto in caso di una futura vendita. Al passo di addio ci sarebbe invece una pedina offensiva importante come Stefano Moreo, che avrebbe chiesto di essere ceduto al Pisa. Moreo ha raccolto in questa stagione 19 presenze, ha segnato 2 reti e confezionato un assist. Il telegiornale si ferma qui, ma le notizie continuano ad aggiornarsi per tutto il pomeriggio sul nostro quotidiano online www.livebrescia.tv. Eccolo qua, sul quale trovate anche la diretta in streaming del canale 181 di Live in questa piccola finestra, mentre se volete riceverle direttamente sul vostro smartphone tutte queste notizie non dovete far altro che iscrivervi ai nostri canali Telegram, Live Brescia News e Live Brescia Sport. Grazie per averci seguito anche quest'oggi. L'informazione in TV torna questa sera alle 19. Nel frattempo non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata e a presto. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione e Live Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.